Ma sì, questa sesta edizione ha un interesse grandissimo a livello internazionale, lo dimostreranno oltre alla ai tanti stranieri che partecipano alla gara, anche ai tanti giornalisti stranieri che si stanno interessando e che sabato mattina saranno qua a Genova per la gara. È un modo bellissimo per conservare una tradizione della nostra Liguria, ma anche un'occasione fantastica, visto che il pesto è diventato il condimento italiano più usato e tenuto più in considerazione in questo periodo nel mondo. È un bellissimo modo per convincere i turisti stranieri a venirlo assaggiare dove si fa, e quindi a convincerli che si viene in Liguria per vedere la bellissima Genova, per vedere le bellissime riviere e per assaggiare i nostri prodotti tipici, tra i quali eccelle naturalmente il pesto. Naturalmente la Regione Liguria è a fianco della richiesta avanzata affinché il pesto sia riconosciuto come patrimonio dell'umanità. Può far sorridere, invece è una cosa molto seria, perché il pesto si fa con due elementi antichissimi che sono il mortaio e il pestello, e si fa con elementi tipici, con una coltivazione tipica del nostro territorio. È un fatto tradizionale, un fatto di cultura, e quindi ci sta tutto che venga protetto come patrimonio dell'umanità. Questa è una delle eccellenze della nostra regione, uno dei marchi più famosi della cucina italiana nel mondo. È un motivo non solo di vanto enogastronomico, ma fa parte di quelle suggestioni che rendono l'Italia unica e attrattiva per turisti, per persone di tutto il mondo. Quindi è una ricetta, è un nostro valore che va salvaguardato in ogni modo, ma anche propagandato in ogni modo. Ben venga questa manifestazione di cui stamattina si dà il colpo di gong, ben venga tutto quello che si può fare per valorizzare il pesto, che a mio modo di vedere deve diventare al più presto un dei patrimoni dell'umanità, perché resta una delle eccellenze italiane in assoluto, perché è fatto di gusto, di buon gusto legato alla semplicità. La capacità dei liguri di fare cucina di alta tradizione, presenteranno la settimana del pesto con pranzi a prezzo fisso, ma anche delle creazioni assolutamente innovative che daranno sfogo alle loro capacità di agire. Quindi diciamo che c'è continuazione e soprattutto una soddisfazione che il turismo, legato anche a questa manifestazione, con tutto quello che si continua a costruire, sta dando risultati veramente interessanti che cominciano a toccare anche i portafogli di operatori che vogliono lavorare nel settore.